L'associazione che io rappresento, denominata Intercultura, si prefigge di realizzare iniziative a carattere artistico, culturale, sociale, ma soprattutto vuole valorizzare le peculiarità etnico-linguistiche, folcloristiche e storiche della nostra comunità barile di origine albanese. Si vogliono recuperare, tramandare le nostre tradizioni alle giovani generazioni ed è proprio per le motivazioni citate prima che questa sera siamo qui a ricordare la vita e le gesta del più grande eroe nazionale dell'Albania e non solo dell'Albania ma dell'Europa, Giorgio Kastriota Skanderbeg, a 550 anni dalla sua scomparsa. Il condottiero, paragonato ad Alessandro Magno, ha avuto il merito di aver liberato il popolo albanese dalla dominazione turca intorno al XV secolo, tanto da essere soprannominato dal Papa Callisto III difensore della cristianità in Europa. Anche Papa Francesco ha ricordato, ricevendo i pellegrini albanesi in Vaticano il 19 novembre del 2018, definendolo eroe di un popolo forte e generoso, che ha difeso con coraggio i valori spirituali ed il nome cristiano. Ma del grande eroe continueranno a parlare coloro che mi seguiranno. Vorrei ricordare che l'associazione affianca la scuola di danza del comune di Barile, diretta dal coreografo albanese Robert Lani, che si trova nella nostra comunità a Barile da 25 anni. Ed è stato proprio lui il promotore di tale evento. Voglio fare un grandissimo ringraziamento al signor sindaco di Barile, all'amministrazione comunale, al professor Giovanni Mazzeo e alla professoressa Giuseppina Chiazzolla, poi al giornalista Emilio D'Andrea, al professor Donato Mazzeo, ad Antonio Bolognino, che ci hanno molto aiutato per organizzare questa manifestazione. Un vivo ringraziamento va agli sponsor che ci hanno aiutato: Banca Popolare di Bari, la Cantina Sociale di Barile, Cimenteria Costantinopoli, Ristorante Il Boschetto, Michele Spadola Infissi di Rionero in Vulture e poi voglio infine ringraziare la Polizia Municipale di Barile che questa sera è qui con noi. Ringrazio tutti per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata. Buonasera, buonasera a tutti. Per questa giornata di ricordo, come ricordava Giovina, a Skanderbeg abbiamo convenuto assieme a lei, alle amiche dell'Associazione Intercultura, assieme a Robert Lani, di portare questa significativa manifestazione fuori dal nostro comune. E oggi ci ritroviamo qui tutti assieme nella vicina Rionero. Io, a nome mio personale dell'amministrazione comunale, faccio a voi tutti il benvenuto. Barile, come sapete, assieme a Ginestra, assieme a Maschito, è uno dei comuni del Vulture Melfese di origine greco-albanese, nel quale da sempre si mantiene viva la memoria Arbresh. Ancora oggi molte strade erano e restano intitolate a uomini, personaggi, a territori come per l'appunto Skanderbeg, Coronei, Maina, Scuderiani. Ancora oggi la memoria Arbresh si mantiene viva grazie alle utili sinergie che vi sono, le ricordava prima l'amica Giovina, l'Associazione Intercultura, la Scuola di Danza e Cultura Albanese diretta egregiamente dall'amico Robert Lani, l'Associazione Basilicata Arbresh, diretta dall'amico Mazzeo, gli eccellenti poeti, scrittori che abbiamo nella nostra comunità come Emilio D'Andrea, Antonio Bolognino, lo ricordavi, Giovanni Mazzeo, con il quale in questi giorni abbiamo incontrato il vicepresidente della
dell'Associazione Imprenditori Italiani lì in Albania, con i quali abbiamo anche condiviso un percorso che possa vedere il nostro territorio, quello del Vulto Memefese, con i comuni Arbresh, in collegamento appunto con gli amici dell'Albania, in un progetto che sicuramente metteremo in azione nei prossimi mesi. Tutti questi uomini, tutte queste associazioni, artefici e custodi dell'identità popolare e della memoria storica della nostra Barile, per difendere e valorizzare la cultura del passato, le tradizioni e il patrimonio linguistico. Il popolo albanese vive a Barile da oltre 5 secoli ed è questo un bellissimo, bellissimo esempio. E questa è una bella storia, oggi più che mai va ricordata, una storia di integrazione e di accoglienza. Quella di oggi è una giornata anche molto significativa. Oggi ricordiamo per l'appunto Giorgio Castriota Skanderbeg, eroe nazionale dell'Albania, degli albanesi non solo, eroe anche di noi italiani, europei, una delle figure più rappresentative del XV secolo, al quale è storicamente attribuito il merito di aver difeso il suo paese, il suo popolo, e aver difeso anche i suoi valori morali, religiosi, cristiani, dall'invasione musulmana, ma anche di aver salvato l'Europa dalla conquista ottomana, vanificando tra l'altro il sogno del sultano Maometto II di conquistare Roma. Fu protagonista di molte battaglie per l'indipendenza e per la libertà, e grazie anche a quelle battaglie oggi l'Albania vive un momento e un periodo veramente storico di grande crescita e trasformazione, un paese proiettato nella Unione Europea, rispetto alla quale l'Italia è stata ed è a fianco e a sostegno degli amici dell'Albania. Un esempio questo di rispetto tra due popoli, qual è quello italiano e quello albanese, che amano appunto integrarsi e che si proiettano sempre più per la salvaguardia delle antiche origini, la fusione di lingue, cultura e tradizioni, perché sono due popoli che sono stati nei secoli e lo sono ancora oggi un grande valore per le nostre comunità. Io vi ringrazio, Giovina, per questa, a te, a Robert, a voi tutti, per averci donato, per aver fatto sì che oggi ricordiamo questo importante appuntamento. Ci donate oggi una preziosa opportunità, un arricchimento culturale ma anche umano per i nostri amici albanesi. Grazie, e approfitto per farvi gli auguri di Buon Natale e buone feste a voi tutti. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti in questa splendida commemorazione di un condottiero che può essere sicuramente paragonato ai grandi condottieri della storia: Giulio Cesare, Carlo Magno, Alessandro Magno. Io voglio ringraziare gli organizzatori che hanno avuto questa grande sensibilità, perché questo è l'anno, il 550° anniversario della morte di questo grande eroe albanese, Giorgio Castriota Skanderbeg, un principe, un valoroso, un guerriero, che non ha difeso solo l'Albania, ma l'Europa, come diceva giustamente il sindaco, che saluto insieme a tutte le autorità, ai colleghi giornalisti, a tutte le signore, ai ragazzi, ai giovani albanesi, barilesi, italiani, perché siamo tutti nella stessa barca. E Giorgio Castriota ce l'ha dimostrato, perché nell'unità degli intenti si riescono a portare i risultati. Ed oggi viviamo circostanze, non dico drammatiche come allora, ma epocali. E infatti la storia di Giorgio Castriota, io ringrazio la presidente Giovina Paternoster e il coreografo regista Robert Lani, che mi hanno dato questa opportunità di fare un sunto della storia di Skanderbeg. Già ne ha accennato prima il sindaco Murano, perché non è una storia, è un'epopea.
è un'epoca, è qualcosa di grandioso che i giovani dovrebbero approfondire nelle scuole con l'aiuto dei professori e con programmi più adeguati che devono valorizzare la cultura europea, albanese, italiana e dell'Occidente, non in un contesto di contrapposizione, ma di convivenza, fermo restando alla memoria delle radici, perché la convivenza e l'integrazione va avanti e va bene se ciascuno riconosce all'altro la dignità delle origini e delle proprie radici, delle proprie tradizioni e della propria fede. E Skanderbeg di fede ne ha avuta tanto. Giorgio Castiota nacque nel 1403 da Giovanni e Voisava. Suo padre era il signore delle terre di Mati, Dibra e Croia. Quando Giovanni purtroppo nel 1415 venne sconfitto dagli ottomani, tutti i suoi 9 figli furono fatti ostaggi. Lui, che era il più piccolo, crebbe alla corte del sultano e fu costretto a convertirsi all'Islam, perché gli albanesi erano un popolo cristiano. Grazie alla sua spiccata intelligenza, il sultano stesso gli conferì l'appellativo di Iskander, come il grande Alessandro Magno, aggiungendovi il titolo onorifico di Beg. E da allora tutti lo chiamarono Skanderbeg, un nome che metteva paura, soggezione, ma anche ammirazione, rispetto. Il sultano, così fido di questo valoroso, lo mandò a combattere le guerre asiatiche, dove affrontò i nemici con audacia e coraggio, tornando sempre vittorioso. Successivamente affrontò i serbi, gli ungheresi e i veneziani nella città di Nisk. In quell'occasione Giorgio approfittò, perché c'era in lui il richiamo della foresta, delle radici, e approfittò per abbandonare il sultano e tornare a Croia, la sua amata città natale, con al seguito 300 dei suoi più fidati cavalieri albanesi. Impossessatosi del castello, cominciò ad organizzare la rivolta proprio contro i turchi, per restituire all'Albania dignità, indipendenza, libertà ed autonomia. Qui Skanderbeg abbandonò, naturalmente, riabbracciò la fede cattolica e si sposò con Donica Adria Viti, con la quale ebbe un figlio che chiamò come il padre Giovanni. Ad Alessio nel 1444 si tenne un'assemblea con tutti i principi albanesi che all'unanimità lo proclamarono capitano generale della patria. Dalle potenze cristiane ricevette sempre incoraggiamenti e promesse d'aiuto dal Papa, dal Re di Napoli e dalla Repubblica di Venezia, anche se i rinforzi purtroppo si rivelarono piuttosto scarsi e inadeguati. Infatti, nella lotta venticinquennale contro gli ottomani rimase praticamente solo con i suoi soldati e i suoi fidi, che comunque si fecero valere. Tra il 1443 e il 1468 affrontò i nemici in ben 29 battaglie, solo una delle quali perse, e grazie al tradimento di un suo nipote. Spesso le spedizioni dell'esercito turco venivano guidate addirittura dagli stessi sultani, come Murad II e Maometto II, proprio per cercare di imprimere alle loro truppe la forza per sconfiggere Skanderbeg, ma non vi riuscirono. Più volte il castello di Croia fu messo sotto assedio da circa 200.000 soldati turchi. Ogni tentativo fu vano e respinto grazie allo straordinario valore di Skanderbeg e di quello che riusciva a trasmettere ai suoi guerrieri. Nel 1459, approfittando di una breve tregua nella guerra contro gli ottomani, Skanderbeg si recò in Italia per portare aiuto al re di Napoli, Ferdinando, in lotta con Giovanni d'Anciò, francese, pretendente al trono, e con Gian Antonio Orsino, principe di Taranto. Sbarcato a Trani, Skanderbeg combatté a Bari e a Orsara, contribuendo alla vittoria di Ferdinando, che in compenso gli cedette Trani, Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Anche lì ci sono la cultura, ci sono le testimonianze
della famiglia Skanderbeg e delle popolazioni albanesi, come ci sono poi, voi tutti conoscete la storia, che proprio a seguito di queste invasioni di turchi, molti nobili, con a seguito i loro artigiani, contadini, familiari, vennero ospitati in Italia meridionale, Calabria, Sicilia, Puglia, Molise, qualcuno pure in Campania, in Abruzzo e cinque comuni anche qui da noi in Basilicata, Barile, Ginestra, Maschito, San Paolo e San Costantino Albanese. Tornato in Albania, purtroppo di fronte alla schiacciante superiorità delle forze nemiche, Giorgio Castriota fu costretto ad evitare le battaglie campali, limitandosi a colpire con pochi soldati in azioni di guerriglia, ed erano abbastanza significative. Morì purtroppo per causa di una febbre violenta il 17 gennaio 1468, e come dicevo, oggi ricorrono 550 anni dalla morte di questo prode, che il mondo deve ringraziare e ricordare. E poi leggerò un po' di bibliografia, perché Skanderbeg non è solo un eroe albanese, ne hanno scritto autori, poeti, filosofi e storici di tutto il continente e anche più di recente negli Stati Uniti d'America. Da ciò il Papa gli diede il grande appellativo di atleta di Cristo. Grazie e buon proseguimento. Dopo tanti anni trascorsi in Turchia, Skanderbeg desertò con un gruppo di suoi fedelissimi e ritorna a Kruja, sua città natale. Fece abbassare la bandiera turca e issare quella albanese con la nera aquila bicipite su sfondo rosso. In piazza Skanderbeg
parla davanti alla grande folla che, quando si rese conto che quell'uomo era il discendente della famiglia castriota e che incitava alla rivolta e alla resistenza, un grido unanime d'entusiasmo si levò al cielo ed una segreta speranza di riscatto dilagò in ogni cuore. Grazie a te, O Skanderbeg, per averci portato la libertà perduta, grida la folla della gente, battendo le mani con gioia. La libertà non l'ho portata io, disse Skanderbeg. La libertà l'ho trovata qui tra voi. Skanderbeg incontra la mamma. Sul muro della casa dei castrioti è appesa una grande spada dei vecchi tempi. Voisava spesso la guarda e gli occhi le si riempiono di lacrime. Piange la madre per il figlio e piange la spada per un guerriero. La porta si apre all'improvviso ed entra Skanderbeg. «Mamma, sono tuo figlio Giorgio!» esclama lui. Lei non crede ai suoi occhi e gli chiede di provarglielo. Giorgio salì su uno scanno, afferrò saldamente la spada e la staccò dal muro. «Figlio!» urlò la madre alzandosi in piedi. «Figlio, sei veramente tu, Giorgio!» La madre abbracciò piangente quel figlio che credeva di aver perso per sempre. «Crui, o citeti becuar, prite, prite, Skanderbeg!» Povienzi pelumbi shkruar, të shpëtoj më mdhen. Shqiptarët ti shpëtoj nga zgjedhje keqe Turqis, edhe ty të të nderoj, që je kreu i Shqipëris. Ka pastrima shqiptar, që su trëmbet syri kur, ndë zemër të ti ka zjar, është i urt, e trim e bur. O moj bashë Shqipëris, që më ri duke menduar, pa e gjvish robat e zis, arriti dite uruar, zbardhi fusha ndriti mali, nga armët e trimëris, hingëllin e zmbaj kali, që si mbretin e Shqipëris. Pa këndo me mbërsir, ongjli i ligjeris, a të bur trimin e mirë, që i da qëndesh Shqipëris. Këndo, këndo, Skanderbeg, që s'ka pasur shok në jetë, që lartësoj më modern, kur dhe tari tri me flet. Bravissimi. Hanno letto per noi Skanderbeg incontra la mamma Teresa Suozzo. Un applauso. E frammento dal poeta Frascheri recitano, hanno recitato per noi, Davide, Gianluca e Ariel. Invitiamo le signore a prepararsi della scuola di danza di Robert Lani di Rio Nero, che balleranno per noi Valle Kosovare. Un forte applauso. Grazie.
Jetë jetoj, marun dhe ve shpirtin tim Një jetë ere, plon dashuri Sot kalon kjo beqari Ne do të vazojmë në këtrini Dhe do likush qitin grem Je si kur zan, në kan zili Se marto e mine të dy Valle në lulja ime, ide valen ti, o moj sorkale Valle, valen shqipërtare, një peqar, ke për të marë Bini fort, ju da hire, deri na të mbon, gëzimin ton Valle, valen Kosovare, pas ka hire, yll ta shurie Prepariamo tutti gli strumenti perché adesso canteremo, danzeremo insieme, vare vare, significa appunto danziamo tutti insieme, quindi il tempo che il Lucan Klezmer, ovvero la mia band, visto che ci conosciamo insomma, ci organizziamo e cantiamo tutti insieme. Facciamoci un forte applauso, grazie Anita.
grazie. Adesso tocca al gruppo Folk Croi di Barile, che balleranno Valle Lirico Festiva. Un applauso.
quello che abbiamo visto era una battaglia di Skanderbeg. E adesso si preparano Gianluca, Davide e Teresa. Portreti Skanderbeut, si dite plot ai stilei, merede erbiadze, niemer, gerg e kirsi dielin, tietri si hönen, Skanderbeut. Dubrir die kis mi crue, embleme vietere ciudicme, si curta dinte, ciume sbrinve, du per andor dot godiste. Njezete katër luftra bëri, njezete katër vdekje theu, qka mangët linte ditën gjergji, plotësonte natën Skënderbeu. Pas vdekjes e shtratju ndanë, në mira varë ato ushtrin, gjithë qka të shumë ta i e pati, të vetë menkish veç Shqipërin. Dopo una battaglia, Skanderbeg, rientrando alla sua città, trovò un nemico sbandato che, ferito e morente, chiedeva un sorso d'acqua. I soldati trassero le spade per finirlo, ma lui ordinò di soccorrerlo. «Ma come?» gli chiese meravigliato il cugino che era con lui. «Tu ordini di aiutare un nostro nemico, uno che ha bruciato i nostri campi, distrutto le nostre case, rapito i nostri figli». «Finché ha combattuto», rispose Skanderbeg frenando la sua irruenza con un gesto della mano, «è stato un nostro nemico. Ma ora che è ferito e morente, ora è solo un uomo». Bravissimi! E adesso il gruppo folk Croi di Barile si esibirà in Tuman Kukke, è una danza ciame. È praticamente la tradizione degli albanesi in Grecia. Un forte applauso, spontaneo. Thank you.
smut si dhe nat E do të edhka si ndetën E do të freskot si ndetën E do të edhka si ndetën Oj koci, oj koci te pregune Oj koci te dredura, shumë të kanë dredura Oj koci te dredura, shumë të kanë gledura Bravissimi a Robert e sua figlia Iris. E adesso, sì, ancora un applauso. Adesso invitiamo il professor Donato Mazzeo qui sul palco. Un applauso soprattutto a Katia, a Cappiello, ai giovani, a Iris e a tutti quelli che veramente intonano, che ci glorificano, ci danno soddisfazione perché secondo il mio punto di vista i giovani non sono il futuro, sono il presente di questa regione e di questa nazione. Grazie. Io voglio complimentarmi con il coreografo, con Robert Lani, il quale è stato un antesignano, un profeta di questo ponte fra l'Albania e l'Italia. Pensate, era il 1992, quindi 25 anni fa e qualche cosa in più. L'assessore dell'epoca era Michele Cefola, che tutti quanti ricordiamo con tanto affetto. E grazie a lui mi disse: Donato, dobbiamo andare a Bari. A Bari? A fare che cosa? Al porto, perché arriva un ballerino, arriva Robert Lane. Arriva Robert Lane. Allora dico: allora andiamo a Bari con la sua macchina e con le due piccole Rossella, eccetera. A un certo punto, quando eravamo al porto, questo è un aneddoto perché di tutte le altre cose già è stato detto anche molto. E andiamo al porto e noi incominciamo a fare delle fotografie intanto in attesa che arrivi Robert, che in quel momento, in quel periodo, non sapeva una parola d'italiano, per cui quando poi venne a Barile e organizzò questo gruppo di bambini eccetera, io parlavo in albanese, lui imparava l'italiano. Quindi praticamente cominciarono a svolgersi questo tipo di contatti. Ma quindi grazie a quella fortuita, diciamo, coincidenza di questo gruppo, che venne, c'era pure Emilio D'Andrea in quel periodo, venne dall'Albania a fare questa manifestazione di gemellaggio e quindi praticamente è nata questa splendida realtà che significa il gruppo folk di Barile e la scuola di danza di Rio Negro. Ma per dire, Giorgio Castriota Skanderbeg, è stato detto anche da Emilio, praticamente non ha bisogno di ulteriori illustrazioni, anche perché basta andare su internet
Giorgio Castriota Skanderbeg, e arrivano 2 chilometri di notizie su Skanderbeg. Poi, se uno vuole proprio rendersi conto dei costumi e della corona reale di Skanderbeg, basta che va su Corona di Skanderbeg, perché sapete dove si trova la corona di Skanderbeg? Al Museo Storico Nazionale di Vienna, in Austria. Quindi praticamente deve essere veramente preziosa per essere al Museo Nazionale Storico in Austria. Bene, io volevo solamente ringraziare tutti quanti per questa ondata di gioventù, di primavera che abbiamo avuto stasera grazie a Robert Lani, ai suoi giovani, al gruppo, e poi questa platea eccezionalmente giovane, oltre che di tante altre persone. È veramente bello, bellissimo. Io voglio solo dire un'altra piccola cosa e poi pensate che questi eventi itineranti che appunto si svolgono in tutto il mondo, da New York a Bruxelles a Parigi, tant'è vero che la Presidenza della Repubblica d'Albania ha indetto per quest'anno, che sta per terminare, il Viti Mbarkomtar Të Gjergjit Kastriotës Skanderbeu, l'anno internazionale dedicato proprio a questo grande eroe che i papi, i pontefici, Callisto III, come è stato anticipato, e Pio II, definirono difensore della civiltà cristiana, difensore della fede e difensore dell'Europa, perché Maometto disse allora, Murad, disse: se non ci fosse nato questo leone che si chiama Giorgio Castriota, avremmo già messo sul cupolone del Vaticano la mezzaluna ottomana. Quindi, secondo me, ha fatto un lavoro veramente eccezionale. Bene, io volevo solo dire che questa cultura arbresh, questa cultura italo-albanese e albanese, skipetara, ha una sua dignità anche a livello nazionale, tant'è che ultimamente, nel mese scorso, il Presidente della Repubblica d'Albania, Ilir Meta, si chiama come il cantante che ha vinto al Festival di Sanremo, Ilir Meta è il Presidente, il nostro Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella si sono incontrati al famoso monastero di San Demetrio Corone, dove siamo andati più volte in occasione del Festival della Canzone Arbresh, e anche in occasione di Miss Arbresh. C'è qualcuno qui, fra cui Anita Saracino, che tanti anni fa partecipò a Miss Arbresh. Complimenti! Bene. La regione Basilicata ha una legge, c'è la legge nazionale, la 482/99, che tutela le minoranze linguistiche storiche, fra cui la greca, l'arbresh, la franco-provenzale, eccetera. E c'è una legge, la legge appunto della legge 40, che la regione Basilicata ha emanato e che praticamente ricalca la proposta di legge che era stata fatta a suo tempo dal consigliere Emilio D'Andrea con la nostra collaborazione. La collaborazione nostra si deve anche per quanto riguarda i libri di Emilio, per esempio Le Fontane dei Ricordi, che modestamente abbiamo elaborato per la parte toponomastica e per la parte arbresh. Sì, grazie. E noi quindi abbiamo questa dignità, questa cultura ha una sua dignità, tant'è che l'università del Unilabor di Rio Negro in Vulture, Enzo Cervellino, ha autorizzato anche per quest'anno il terzo corso di etnogastronomia
cultura e lingua Arbrecht nella biblioteca Giustino Fortunato, ed è qui rappresentata dal dottor Rubino Grieco, che ringraziamo di vero cuore. Naturalmente è aperta questa iniziativa, questo corso è aperta a tutti, tant'è che noi abbiamo avuto nuove iscrizioni, fra cui la sindaca di Ginestra, Fiorella Pompa, la sindaca, la dottoressa Rossana Musacchio di Maschito, il notaio Giura Trabocchetti e la signora Amalia, la professoressa Amalia, e quindi è don Giuseppe Cacosso, il nostro sacerdote di Barile di prima, che adesso è parroco, e quindi è aperta a tutti, anche al sindaco di Barile se vuole. Venerdì iniziamo, grazie e buonasera a tutti. Grazie al professor Donato Mazzeo, e invitiamo Rosa Spera e Katia Traficante a recitare delle frasi su Skanderbeg. Un applauso. Eccole, Rosa Spera e Katia Traficante. Atleta Christi et Fideli, Defensor Civiltatis, Pontefici Callisto III, Pio II. Un simile leone non nascerà mai più sulla terra, Maometto. Carissimi miei, se è vero che non costituisce ingiuria valersi delle proprie ragioni, non credo di avere fatta ingiuria alla Signoria di Venezia, la Serenissima Repubblica, Giorgio Castriota Skanderbeg. Le tue dolci persuasioni e le tue crudeli minacce non mi smuovono, ma quando facessi cristiano, allora sarei forzato a fare quanto desideri. 1444, Giorgio Castriota Skanderbeg. Ma se io ho recuperata la mia libertà con lo Stato paterno, non credo in alcun modo di averti ingiuriato, appartenendo a esso solo a me e non a te, Giorgio Castriota Skanderbeg, a Murad. Skanderbeg accolse bene la proposta di resa da parte dei turchi e la sottopose agli altri capi albanesi e turchi, giudice Gennaro Francione. Ciò che dice Skanderbeg è un comando, ribadiva il fido Josafat Barbaro, che era il provveditore veneziano di Scutari, Shodra, Albania. Gli italo-albanesi, ovvero gli Arbrecht, sono dei leoni nelle battaglie, Giuseppe Garibaldi. Nessuno di loro cedette, nessuno chiese pietà, nessuno rinnegò la fede e la patria. Da prodi avevano lottato e da martiri erano periti. Coloro che nei tempi antichi erano definiti capi astuti sapevano come mettere un cuneo tra il fronte del nemico e la sua retroguardia. Sun Tzu. E il signor Skanderbeg giunse qui a Roma venerdì 12 dicembre 1466. Ed incontro lì furono mandate le famiglie dei cardinali, e omo molto de tempo, passa lì 60 anni, sento vorrà subsidio, archivio storico dei Gonzaga. Il canon, il codice delle leggi feudali al tempo di Skanderbeg, non è meglio né peggio di tanta normativa barbarica esistente ancora oggi nel mondo sviluppato. Soltanto è meno ipocrita. Donato Martucci. La sorte finale del poderoso cavallo bianco di Skanderbeg è invece tra le stelle. Egli, quasi re incarnato da bestia in essere umano, è il vero profondo amico di Skanderbeg. Non lo tradirà mai. In moto ascensionale
verso dimensioni superiori. Quando l'eroe scompare, si lascia morire, quasi accompagnare il suo padrone in groppa, nell'aldilà. Gino Pallotta. Spesso mi domando, meravigliata, se può esserci oggi qualcuno più vivo di Skanderbeg. Fannoli. Giorgio Castriota Skanderbeg, tu sei l'atleta e il difensore di Cristo in Europa. Non vi è uomo al mondo che non conosca gli eroismi da te compiuti e che non ti innalzi al cielo come vero capo, generoso stratega della cristianità. Antonio Argondizza. La scuola di danza di Robert Lani di Rio Nero ci presenta una danza vesuviana. Vesuviana oltre all'Arbrecht, perché Skanderbeg ha avuto molti legami con il re di Napoli e la sua famiglia ha trovato rifugio anche dopo la sua morte, proprio per ricordare come gli italiani sono stati sempre vicini agli albanesi. A voi, danza vesuviana. Thank you.
Adesso ci sarà la proiezione di Skanderbeg in arte a cura del professor Giovanni Mazzeo. La spada magica di Skanderbeg, la leggenda e frammento poema Skanderbeg sono presentati da Robert Lani e sua figlia Iris. La spada magica di Skanderbeg. La spada di Skanderbeg era diventata famosa in tutto l'impero e nei Balcani. Il sultano Muhammad II scrive una lettera a Skanderbeg dove chiedeva se egli gli potesse prestare la sua spada. Tutti aspettavano che Skanderbeg rifiutasse la richiesta, perché erano convinti che la potenza della spada era anche la forza di Skanderbeg. Ma lui, intelligente, mandò la spada al suo nemico sultano, il quale comincia a provare se veramente la spada facesse meraviglie. Ma non era così, la spada non ha fatto proprio niente. La leggenda racconta infatti che il sultano, triste, disperato e nervoso, manda indietro la spada a Skanderbeg. Poi Skanderbeg scrive una lettera al sultano dicendo: «Non è la spada che fa meraviglie, ma la forza e la mente dell'umano». E adesso un frammento da una poesia di un poeta francese 1524.
Pierre de Ronsard, tradotto in albanese. Ish Skanderbeu, mundos ischive tadarbuar, che preia zie, cret ungili, pati da buar. O bur, i cati sheculi, plot me la diender, dora iote, turcit, immundi, dietra her. Droje et mer calen ralte tyre të rëmbyshme, i bëre të lën eshtrat rëz kështjevave të pathyshme. Por ty, o trimi i rall, bota do të kish harruar, nëse dietar të devotshëm s'do të kishin përjetësuar. Ogni tanto in albanese, ogni tanto in italiano, per non allungare troppo. Grazie amico. Ancora un grande applauso a Robert Lani, che ha avuto l'idea di organizzare tutto questo. E invitiamo le signore dell'associazione e del gruppo folcloristico CROI. Bene, canteremo un canto a Arbresh, giusto? Che si chiama? Come si chiama? Quindi io eia prm e bence do. Lo conoscete? Allora possiamo cantare tutti. L'ultimo successo del Festival Albanese di Barile. Bene, benissimo. Ma sappiamo il significato? Traduciamo. Chi è che si offre volontario? Giovina. Allora, questa canzone dal titolo Io e Aprime Benecedò significa no, vieni questa sera e fai quello che vuoi. Praticamente un innamorato, un fidanzato corteggia una bella ragazza e mette in evidenza le cose più belle, quindi i capelli, gli occhi, il naso, la bocca, i piedi. E la ragazza in un primo momento è intimorita, fa finta di essere un po' ritrosa, un po' timida, ma poi alla fine dice: dai, vieni questa sera e fai quello che vuoi. Si c'è che utili peti non mi dè, utili peti non mi dè. Con le mani, io.
non mi dè. Utilipa, utilipa e ti non mi dè. Io, io, io. Bravissime! Adesso il gruppo folk si esibirà in Catch Catch, danza lirico festosa. A voi un applauso! Bukura bukura valeja, kur kërcen sorka veja. Bukura bukura valeja, kur kërcen kjo keqeja. Kur kërcen, kur kërcen kjo keqeja. Kur kërcen, kur kërcen, kur kërcen kjo keqeja. Sigana se te keqe, krye neqe. Keqe, 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 krye neqe. Keqe, keqe, krye neqe. Nga peratu se që më treke. Keqe, keqe, krye neqe. Që më ne kapër e pile ajete. Keqe, keqe, krye neqe. Nga peratu se që më treke. Keqe, keqe, krye neqe. Që më ne kapër e pile ajete. Lozognare, ciume store, lozognare, ciume store, e le cose blocca pure. Keqe, keqe, krye neqe. Nga peratu se që më treke. Keqe, keqe, krye neqe. Që më ne kapër e pile ajete. Keqe, keqe, krye neqe. Nga peratu se që më treke. Keqe, keqe, krye neqe. Që më ne kapër e pile ajete. Lozognare, qumë shtore.
Ancora un applauso. Bravissime. Adesso Skanderbeg nella letteratura a cura del poeta Emilio D'Andrea. Allora, come dicevamo prima, la bibliografia su Skanderbeg è veramente intensa. Con Robert abbiamo fatto un piccolo sunto. Già dal 1480 Demetrio Franco scriveva su Skanderbeg. Marinus Barletius nel 1508, uno storico dell'Epiro. Margherita Sarrocchi, poetessa italiana, nel 1606. Luis Vélez Guevara, spagnolo, 1608. Frank Bardi, vescovo cattolico albanese, nel 1636. Pavao Viterzic, croato, nel 1682. Il famoso filosofo francese Voltaire François-Marie ha scritto una storia anche sul grande Skanderbeg. Il grande George Lord Byron, inglese, poeta e politico inglese, anche lui ha dedicato scritti al nostro eroe. Gian Maria Biemi, prete italiano, nel 1742, e così tanti altri, fino agli attuali, il grande, più volte nominato candidato al premio Nobel, Ismail Kadare, Sabri Godo, uno scrittore albanese come l'altro, e tanti altri che hanno scritto e hanno dedicato a Skanderbeg pagine e pagine di intensa dedizione. Come diceva il collega Mazzeo, chi ha voglia e volontà può trovare di tutto. Io certamente non mi posso paragonare a questi grandi della letteratura, ma nel mio piccolo ho voluto, in questi giorni mi è scoccata la scintilla anche su sollecitazione di Robert, e ho voluto dedicare anch'io, come Arbresh, fiero delle nostre antiche origini, dedicare una piccola ballata a Skanderbeg, che poi naturalmente per gli italiani che non conoscono l'Arbresh fare una piccola traduzione. Cuie Skanderbeg, schun vitre vitra, ian pestien de pestit vit, nga kurmi iotn kali bart e patachili. Ta Cristi ioni bacum ce n'hai domir, e ce te pofe, per ce te abaita sciombes. Nungu tromba de mosneri, per cretien iona bacuma e poplit i dasciur scaptar. Tic levas tu i made, patrem si, saembri iot sidil adesso dron. I bocur Skanderbeg, ti non vedete mai, perciò ti ron branda zembra tiona, ti è bandira, e giacu, e ghiela, a che ti popoli sprisciu nascere. Ti è di sei, e gliova, e storie, per di scoptar e ade parbrescio, e mishum, per di ti pleva e adeie engli Cristot, ce mbaite cristiantate, cu ei Skanderbeg. E brânda zâmbră, brânda bacon, brânda si, e soti e tu, bașca mani, adenesăr, pasnesăr, motapac, păse, păcete, pânei, e si oita deită, si maliet mătămadă tășeclu, si tu mbesta ci stie për gjithë vend. Ma i dashur e i bukur, më i dashur e më i bukur kujtim për të beltion. Sot, ne i në klami për që të vëdjetja, ma kemi urim për që sot ti ron mani. Tata jona më i marë që mos njeri më në kejtë, ma shkëprin të gjaku e libertatën për nusë. Adesso, dove sei Skanderbeg? Sono passati secoli e secoli, sono 550 anni
da quando sul tuo cavallo bianco sei asceso al cielo, dal nostro Signore Gesù che alimenta la fiamma di chi crede, che ha premiato te per la ferma e inalienabile fede. Non hai temuto niente nessuno per difendere il tuo amato popolo e la divina croce. Sei stato forte, infaticabile, coraggioso, e ancora oggi il tuo nome riecheggia luminoso. Tu, valoroso Skanderbeg, sei un immortale, perché vivi e pulsi nei nostri cuori. Sei la bandiera, sei il sangue, sei la vita della tua gloriosa etnia sparsa nel mondo. Sei l'emblema, la lingua, la storia per albanesi, arbresh e per chi ha dignità. Ma ancor più per tutti, sei stato e resterai lo stremo paladino della cristianità. Dove sei? Dove sei, Skanderbeg? Sei nel cuore, sei nell'anima, sei negli occhi. E oggi qui sei insieme a noi, per restarci domani, l'altro domani, fra un anno e per sempre. Perché tu per noi sei come l'acqua del mare, sei come le più alte montagne del mondo, come il vento che sconvolge ogni cosa. Sei l'eterno e più bel ricordo che ci tramandiamo. Oggi noi non piangiamo la tua morte, ma gioiamo nel commemorare le tue eroiche gesta. Inimitabile padre nobile di un'epopea grandiosa, con l'Albania nel sangue e la libertà per sposa. Complimenti e grazie Emilio D'Andrea per la sua poesia, bellissima. E continuiamo con le ultime parole di Skanderbeg, di Katia Trafficante e Rosa Spera, e il lamento per la morte di Skanderbeg. Le ultime parole di Skanderbeg. Nel suo letto di morte, secondo una leggenda, Skanderbeg ordinò a un bambino di andare fuori, raccogliere dei pezzetti di legno e riunirli. Skanderbeg sfidò i presenti riuniti attorno a lui a spezzare il mazzo, ma nessuno di loro ci riuscì nell'intento. Il condottiero disse allora al giovane di disfare il mazzo e di rompere ogni pezzetto di legno. Con questo gesto io vi volevo dimostrare che se restaste tutti uniti, nessuno potrà mai spezzarvi, affermò. Ma dividendovi, anche solo un bambino potrà condurvi alla morte. Un messaggio che all'epoca era rivolto al popolo, ma che oggi può essere interpretato per trovare strade nuove di conciliazione e di sviluppo nell'Europa rifiutata e criticata, o in quella delle divisioni, dell'incertezza, delle crisi e della differenza. Lamento per la morte di Skanderbeg. Era un giorno carico di nebbia. Anche il cielo pareva volesse piangere. Quando all'improvviso si sentì un grido che penetrò nelle case e nei cuori. Era l'ec du cagnino, che con una mano si batteva la fronte e con l'altro si strappava i capelli. Inabissati, Albania! Il tuo padre, il signore, è morto questa mattina. Skanderbeg non è più. Udirono le montagne e si spaccarono. Udirono le case e tremarono. I campanili di tutte le chiese cominciarono a suonare da soli. Mentre nei cieli spalancati entrava Skanderbeg, lo sventurato, Silvana Licursi. Thank you.
una poesia Arbresh recitata da Iris. Zef Serembre, poeta Arbresh. Arboria matandeti nacquiton, senete tecu uai iemi tue e tecu de. Samote scuan, e sembra nucaron, cingatur cum betum pamum ve. L'arboria oltre il mare ci ricorda che noi siamo stranieri in questa terra. Quanti anni sono passati e il cuore non dimentica che per colpa dei turchi siamo rimasti senza madre terra. Bravissima Iris. Sì, adesso tocca al gruppo Lucan Klezmer. Stiamo arrivando verso la fine ormai di questo spettacolo e vorrei un forte e grande applauso per Robert Lani, che ha avuto questa bellissima idea di ricordare la figura di Skanderbeg insieme a tutti, tutte le nostre realtà e agli artisti. Ancora non è la fine, i pezzi più belli sono adesso, da lei e questi due tre. Grazie. Da me, perché facciamo Luglie Luglie, che significa? Fiore fiore. Fiore fiore, giustissimo. La storia la sappiamo? Pochettino? La impariamo? È facilissima. La storia narra di un amore, come la maggior parte delle storie cantate, dove ci sono questi innamorati che, diciamo, si amano, però litigano, poi fanno la pace. Ed è vero, dice il testo della canzone, proprio così, perché prima ci amiamo, poi dopo si litiga, però poi dopo ci amiamo di più, giusto? Come succede di solito in tutte le coppie, in tutti gli amori. Benissimo, siamo pronti. Luglie Luglie. Non c'è nuc me sol.
sai, lulle, lulle, ai lulle, lulle, ai lulle, lulle, ma c'è un bace, e un per te, e un per te, e un per te, me dal pace, e dalle pace, e dalle pace, e dalle pace, chi svertete. E vi presento il gruppo Danilo, Danilo alle percussioni, il mio gruppo. Andrea alla chitarra. Domenico al violino. L'altro Domenico alla fisarmonica. E clarinetto basso Giovanni. E chiamiamo sul palco Davide, Gianluca, Ariel e Teresa. Così reciteranno dei frammenti di poesie. O male te sciperis, de iu o lisa te giat. Fuscia te giera melule, ce iu cam dormând dite nat. Ti sciperi, mâie pnder, mâie pemri sciptar, zâmr în tima gatove, plot medășir de meziar. Sciperi, o mama ime, ndon se jam i mërguar, dashurin tënde kur zemra se ka arruar. Gjua jon sa e mirë, sa e ëmbër, sa e gjerë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e blerë. Moj nën Sciperi, Francesco Altimari, me sa malë, sa dashuri, ne të shikoj, moj nën Sciperi. Sot te dhe u i t'i bekuar, gjaku i shprishur u ka bashkuar. Gjaku arbresh, gjaku shqiptar, nuk janë veç, nuk janë dhe shpërndar. E kjo urt që te Adriatikur i ndërtuar ne kemi sot, do të jetë një urt qeliku, si kështu nesër e në gjdo mot. Me sa malë, sa dashuri, ne të shikoj, moj në shqipëri. Thank you.
siamo arrivati alla danza finale, sotto i ritmi di una musica coinvolgente, di una canzone che negli ultimi 15 anni, partendo anche dalle cose che sono successe nel Kosovo, e per tutti gli albanesi, questa è una delle canzoni più belle che accompagna spesso le fine delle partite, le fine delle manifestazioni e le fine delle feste. Grazie, vediamo adesso del gruppo di Rio Negro in questo ritmo, Giamadani Via Via. Grazie. Ed ecco le scuole riunite del maestro coreografo Robert Lani. Ancora un grande applauso.
Grazie a tutti voi che siete stati così presenti, numerosi, e che avete applaudito tutta la serata. Grazie, perché era una manifestazione a tema. Oggi, non come altre volte che abbiamo cercato tutto il mondo, oggi era il mondo albanese, il mondo degli Arbresh, degli albanesi in Kosovo, Montenegro, Grecia, Macedonia e tutto il mondo. Sono emozionato, la verità, perché è la prima volta che stiamo facendo una cosa del genere, per far conoscere le tradizioni di questo popolo che ha fatto tanto per l'Europa e che adesso cominciano a capire che significa di combattere per 25 anni contro i turchi e per continuare a lottare per mantenere le tradizioni europee che sappiamo oggi, con il desiderio grande anche dell'Albania, del Kosovo e tutti gli altri, di entrare e di essere in Europa insieme con voi. Voglio ringraziare tutte le signore, i ragazzi che partecipano in questa attività da anni e danno il loro contributo, il loro tempo, per fare questa cultura e per portare avanti. Grazie alle famiglie loro che li sostengono. Grazie anche alla mia famiglia. E adesso volevo ringraziare il comune di Barile, che da 25 anni che mi ha ospitato, mi ha aiutato e porta avanti la tradizione di origine. Grazie al comune di Rio Nero, che è il secondo paese dopo Barile che mi sostiene e dove facciamo le attività di danza, così la terza comune è quella di Figliano con la frazione di Dragoneti. Per stasera non posso dare tanti ringraziamenti ai miei collaboratori, professor Mazzeo, poeta D'Emilio, il nostro service, poi Katia, grazie. Da una piccola ballerina della prima elementare di tanti anni fa, adesso è diventata una cantante. Speriamo che lei e il suo gruppo di portare avanti non solo le tradizioni Arbresh, quelle italiane e balcaniche, per quello che so che stanno lavorando, o mediterraneo. Probabilmente faremo altre attività, questa era una partenza. Abbiamo progetti che forse, se riusciamo, se lavoriamo di più, per portare più lontano tante altre cose belle. E che devo dire? Sono tante parole che posso dire, ma i collaboratori, Giovina, il presidente dell'associazione, ha parlato. Penso di trovarci di nuovo ad altre manifestazioni, più italiane, più europee, più albanese, non è importante. Basta che balliamo, basta che cantiamo e così si vive meglio, come la nostra grande, che stasera dovevamo dire due parole, Madre Teresa, anche lei di origine albanese, che con la sua figura grande oramai è simbolo e noi siamo orgogliosi. Lei dice vive la vita con la sua poesia e noi
dobbiamo vivere la vita con tutte le cose belle. Grazie. Maestro, 2 anni fa ti abbiamo detto che se tu avessi avuto desiderio di realizzare un altro progetto coreutico, noi ti avremmo sostenuto. Ebbene, con la partecipazione di questa sera abbiamo mantenuto fede ad una promessa fatta. Con le coreografie che hai preparato per noi abbiamo potuto così dare un contributo ad un lavoro dietro al quale tu hai messo testa e cuore. Noi abbiamo dato il meglio di noi, speriamo di non aver deluso le tue aspettative, per cui tutte quante noi ti diciamo grazie. Grazie. E ad maiora.